dopo ampio dibattito e travaglio interno, il PDL, non so se anche qualche altro gruppo comunque è intenzionato a migliorare questa delibera con un emendamento, che è un emendamento che comprende alcuni premessi, alcuni rilevato e alcune sottolineature. Che contempla tutto. Sono aspetti che più che sul dispositivo, che ci sembra già sufficientemente articolato quello proposto dal Consiglio, è un emendamento che riguarda più che altro come si è generata la questione del decentramento e quale importanza riveste per una metropoli come Milano, che si sta avviando anche all'area metropolitana, per realizzare questo tipo di azione importante per dare più forza ai consigli di zona. No, volevo dire che lo davo per letto, ma invece no. Allora, premesso che la Giunta dopo iniziare il proposito di realizzare un trasferimento di potere ai consigli di zona, concentrandosi con le delibere numero 2406 del 11-2012 e 2452 del 23-11-2012, dopo alcune iniziali attribuzioni non ha dato seguito a tali delibere, lasciando irrealizzato il progetto del decentramento milanese. Tale prima tappa di attuazione del decentramento ha dovuto necessariamente prevedere, oltre alle attribuzioni di nuove competenze zonali, la conseguente riorganizzazione del personale e soprattutto l'assegnazione alle zone di risorse sufficienti alla gestione dei servizi, costituendo in capo alle circoscrizioni capitoli di spesa riferiti alle competenze trasferite. Infatti è evidente che un decentramento si possa realizzare solo garantendo autonomia di bilancio alle zone, attribuendo a tali enti il potere di predisporre un bilancio articolato. Rivelato che in realtà la partecipazione delle zone alla formazione del bilancio comunale, con le modalità sopra descritte, non è avvenuta, nonostante la richiesta in tal senso pervenuta dal privato consiglio di zona, che chiedeva l'introduzione di tale modalità entro il 2012. Allo stato dei fatti il percorso del sindaco della giunta apparentemente interrotto, essendo mancata un'attribuzione di autonomia delle zone, ha attuato un totale interesse. Sono tuttora irrisolte le questioni centrali quali la riorganizzazione della macchina amministrativa e la sostanziale modifica del bilancio biennale. Sottolineato che il programma del sindaco prevedeva il trasferimento delle attribuzioni in modo progressivo, con una prima fase di trasferimento di attribuzioni specifiche sul vigente regolamento del decentramento e le successive realizzazioni di un decentramento rafforzato. Oltre al trasferimento delle competenze è necessario intervenire riorganizzando la macchina amministrativa, garantendo una dipendenza sia funzionale che gerarchica dal personale di settore. Preso atto del grave ritardo di tale amministrazione, ritenuto necessariamente di chiamare la Giunta all'integrale attuazione delle delibere 2406 e 2452 del 2012, chiede al Consiglio, e questo è tutto quello che meno male già era nel dispositivo della delibera, l'unica cosa che chiediamo invece di emendare in maniera negativa, cioè di cancellare la parte dove si prevede la riduzione dei consiglieri. Grazie Presidente.
Io partirei da questi 2 anni e mezzo di commissione decentramento, che giustamente la presidenza ha definito sola durante la commissione, perché durante questa commissione abbiamo parlato di tutto tranne che di decentramento. Abbiamo parlato di testamento biologico, di riprese video, di referendum deliberativi, di spazi delle copie di fatto, di spazi da assegnare alle associazioni, ma di decentramento non ne abbiamo parlato. Inizialmente le deleghe del decentramento erano in mano all'assessore Benelli, che aveva iniziato un percorso, sembrava essere iniziato un percorso con degli incontri con i consiglieri, deleghe che gli sono state tolte e che sono state un po' annacquate nell'amministrazione del comune, direttore generale e sindaco. Quindi diciamo che non c'è stato nessun tipo di coinvolgimento delle zone, nessun percorso che può oggi concludersi in una delibera come questa. Questa delibera è stata calata dall'alto dai presidenti di zona, secondo me è anche inconsistente, perché ha all'interno delle richieste che non stanno in piedi, come ad esempio proprio il numero la modifica del numero di consiglieri, che è regolata dal TUEL e che quindi non può essere chiesta così a muzzo da una delibera. Una delibera che non è fondata su un'analisi e non è costruita da dei tecnici, è costruita dai presidenti di zona su delle loro richieste, che è vero sono nascono dall'esperienza, ma che non hanno un'idea, secondo me, di che cosa vuol dire fare una modifica. Scusate, consiglieri, però un attimino di attenzione rispetto a quanto sta dicendo il consigliere, che non si riesce a sentire nulla. Poi anche questa autonomia del bilancio, secondo me è una richiesta fondata su una grossa mancanza, cioè il fatto che noi siamo dei consiglieri a part time, cioè siamo consiglieri che arrivano qua alle 6:30, alle 6, e in un'ora e mezza devono decidere. Generalmente sono pareri, quindi decidono di argomenti che spesso non hanno questo impatto così importante sulla vita dei cittadini. Con questa delibera noi ci dobbiamo assumere le responsabilità delle modifiche che andiamo, delle decisioni che andiamo a prendere. Ma vuol dire anche che dobbiamo essere in grado di prendere queste decisioni, vuol dire che dobbiamo avere tempo per fare sopralluoghi, per verificare quello che è all'ordine del giorno. Io credo che tutto questo oggi non sia fattibile. Chiedere che entro la fine del 2014 sia attuata una delibera del genere, che continua a dire che solo su carta, non sta in piedi. Quindi io concludo il mio intervento e ci riserviamo comunque nel prossimo intervento ci riserviamo la dichiarazione del voto e l'espressione di quello che pensiamo. Grazie. Capogruppo Crivio. Grazie Presidente. Noi ribadiamo la posizione espressa durante la commissione di centramento la settimana scorsa. Pertanto critichiamo fortemente il metodo con cui è stata portata avanti questa delibera. Entrando nel merito, però, noi contestiamo fortemente gli ultimi due punti dell'SPD, ovvero l'organizzazione attraverso organi, presidente, giunta, consiglio, con le istituzioni sul modello del comune, elezione diretta del presidente, modello elettivo di tipologia comunale con riduzione del numero dei consiglieri. Noi siamo proprio già perché concorrenza con quello che stiamo facendo adesso, nelle piazze, manifestando la sostegno della costruzione con una nostra svolta presidenzialista, pensiamo che gli organi che dovrebbero tutelare
maggiormente la voce dei cittadini, che sono quelli appunto zone, le municipalità, pensiamo che debbano essere più democratici possibili. Di conseguenza proponiamo un emendamento in cui si chiede di eliminare, dopo il consiglio di zona 9, chiede i punti 3 e 4. Grazie. Consigliere Appiati. Grazie Presidente. Io sono veramente allibito e dispiaciuto dalla situazione che si è creata in questo momento in aula. Mi è stato detto chiaramente, e siccome solamente mi fido e mi continuerò a fidare della persona che mi ha detto questa frase, che questa delibera era assolutamente intoccabile, inemendabile, e non aveva nessun senso, e non potevamo assolutamente presentare emendamenti. Quindi dovevamo presentare che sarebbe stata carta straccia immediatamente. Detto questo, noi cosa abbiamo detto? Bene, se per voi non avete dato neanche la possibilità di parlare, allora è anche inutile che li scriviamo, perché tanto se mi dite che sono carta straccia, io prendo questa come verità, perché mi fido. Arrivo qua questa sera e vedo probabilmente accettare dalla maggioranza 10.000 emendamenti. L'emendamento Pedro Perone è lunghissimo. Se venisse accolto così, stravolge completamente la relazione del documento. Personalmente io non avevo degli emendamenti che lo stravolgevano, magari erano degli emendamenti che non mi piacevano, ma non avrebbero stravolto e avrebbero magari migliorato. Poi non mi piacevano, votavate contro, il gruppo ce li aveva, ne aveva proprio fino a qua. Non li abbiamo neanche scritti. Se mi si viene detto carta straccia, uno cosa fa? Perde tempo a cercare la forma tecnica per scrivere decentemente un emendamento, quando poi sai benissimo che neanche viene esso, perché il documento è blindato. Secondo me è una cosa del poco assurda che in questo momento arrivo qua e la delibera viene completamente stravolta. Non è la prima volta che succede, perché fu anche cambiata una delibera su un'area delle Ferrovie Nord, dove c'era Ferrovie ad Affori, un emendamento bipartisan come questa sera forse, che stravolse completamente quella delibera, da parere negativo diventò parere positivo a costruire. E qua siamo uguali. Mi ha detto che non si può toccare, poi vengo qua e scopro che si può fare quello che si vuole, qualunque cosa viene accettato. Se non è. Poi, nel senso, se non verranno accettati, cambierò ovviamente la dichiarazione, ma da quello che ho capito, dai vostri accordi, la delibera viene completamente stravolta e noi, a quali ci siamo fidati, forse io personalmente, stupidamente, sfidati del fatto che questa delibera fosse blindata e fosse inutile, assolutamente inutile toccarla, perché tanto non sarebbero stati accolti, allora la prossima volta starò più attento a non fidarmi di queste voci, che la persona mi fiderò comunque, perché è una brava persona, però la prossima volta magari la... assolutamente le modifiche, se erano possibili farle, avremmo provato a presentare qualcosa anche noi. Grazie. Consigliere Tucci. Grazie. Credo che sulla questione del decentramento a Milano è da anni che se ne parla e credo che sia anche giusto dare una risposta non solo ai cittadini ma anche a quello che deve essere il modello futuro di decentramento. Si era partiti nel 97 con regolamento Lucchini, si è cercato di modificarlo in questi anni e credo che questa delibera passasse come in base agli emendamenti che sono stati presentati. Io credo che dà una risposta non solo per quanto riguarda la questione del fatto politico del decentramento a Milano, ma dà una risposta anche per quanto riguarda la più ampia discussione e condivisione di una delibera che porta a discutere di un argomento importante che in questa città è da anni che se ne parla e che forse dovessimo andare alla città metropolitana può vedere qualche risultato positivo anche nella sua istituzione. È evidente che la nostra battaglia non si ferma a questa delibera,
e politicamente i partiti devono lavorare affinché al più presto si attui non solo quanto c'è scritto in delibera, e che questa delibera andrà a chiedere anche un miglioramento rispetto alla delibera dell'anno scorso presentata in Consiglio Comunale, ma il problema è quello di partire ad avere già da breve tempo, oltre a quelle che sono scritte sulla delibera come deleghe, anche tutto il resto, perché se noi crediamo nel decentramento dobbiamo crederci a partire da avere le strutture, il personale, le risorse economiche, e poi possiamo discutere su tutto il resto. Quindi io credo che questa zona, con questa delibera, dà un segnale positivo rispetto a quello che è un lavoro collegiale, non un lavoro che chiude solo tra pochi e limita la discussione, limita un confronto, perché su una tematica come questa il confronto non può essere un confronto monco. Quindi credo che noi facciamo un buon lavoro e mi auguro che la delibera passi con gli emendamenti che verranno accolti. Grazie. Capogruppo Viganò. Sì, parlo non a nome mio personale ma a nome del gruppo di sempre Consiglio di Zona 9. Intanto voglio esprimere la mia amarezza, la nostra amarezza, perché noi pensavamo di venire in Consiglio questa sera e di votare la delibera così come è stata presentata, senza nessun tipo di emendamento, senza essere rammendata, tagliata. È giusto che ogni gruppo politico esprima le sue opinioni in merito, è giusto che ogni gruppo politico faccia la sua parte, e quindi capisco che l'emendamento presentato dal PDL, la richiesta fatta dal gruppo di Rifondazione Comunista sia più che legittimo. Io però dico una cosa, noi abbiamo spiegato ampiamente in commissione perché la delibera così com'era ci andava bene, perché era un primo passo per andare verso il decentramento, cioè verso qualcosa di cui tutti parlano ma cui nessuno ha mai voluto mettere in mano concretamente. Questo era un primo passo con tutti gli errori, con tutte le possibili modifiche, perfezioni che poi si potevano fare lungo il cammino. Noi questa sera come maggioranza non siamo in grado di sostenere la delibera così com'è e di questo mi rammarico. Dopodiché a malincuore voterò sia l'emendamento del PDL sia ciò che ha proposto di Fondazione Comunista. Però penso che questa sera la maggioranza nel suo complesso, a parte chi ha deciso di prendere decisioni diverse come Rifondazione, ma è legittimo che lo faccia, commetta un piccolo errore, nel senso che anche i gruppi all'interno della maggioranza, anche i singoli consiglieri della maggioranza avevano delle osservazioni da fare, però per spirito, diciamo così, di squadra si sono astenuti dal farlo. Allora, il gioco politico è che ognuno, nel rispetto dell'altro, faccia la sua parte. Non abbiamo accettato le osservazioni di consiglieri della maggioranza per poi accettare gli emendamenti, le modifiche fatte addirittura dall'opposizione. Tutto ciò mi sembra ridicolo e non credo faccia onore a questa maggioranza. Grazie. Capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Allora, io volevo sottolineare un po' il percorso di questa delibera, che arriva come un fulmine al ciel sereno dopo che si stava dormendo, quando si poteva lavorare sulla sostanza in questi anni anziché su una mera delibera che mette su carta ma è sostanzialmente vuota. È deprecabile i giochi che alcuni fanno per la propria parte, perché vedono magari nella diminuzione del numero dei consiglieri la propria sopravvivenza politica, quando invece l'obiettivo dovrebbe essere quello di vedere veramente si gestisce meglio, veramente si risparmia,
veramente così? Ad esempio, a me alcuni dubbi vengono su questa delibera che è ipocrita in un paio. Per favore, scusate, consiglieri, però davvero è abbastanza fastidioso, non si riesce a sentire nulla. È ipocrita, soprattutto quando dice diminuzione del numero di consiglieri, quando sappiamo benissimo che a livello comunale è stato anche, diciamo, quando si parla di città metropolitana, altra, diciamo, istituzione che nasce come priva di democrazia, dal momento che nessuno andrà ad eleggere i rappresentanti da subito di queste città metropolitane. Però venendo a Milano si è parlato anche di restringimento delle zone. Per cui alla fine è una presa per i fondelli, perché se la zona 9 si divide in due zone ed ogni consiglio di zona viene ad avere 25 consiglieri, capiamo bene che 25 più 25 fa 50, non fa più 41, per cui a livello di risparmio globale andremo a spendere di più. Forse è da questo punto di vista che dovrebbero anche essere spiegate le cose. Per cui questo è giusto, così un contentino che si dà, sì sì, siamo tutti d'accordo con il decentramento, come quando tutti parliamo, tutti quanti siamo d'accordo con la pace nel mondo, però poi da qui ad attuarla effettivamente ce ne passa. Quindi con l'emendamento di rifondazione viene ad essere eliminata questa parte ipocrita della riduzione del numero di consiglieri, perché probabilmente non sarà così. A livello di Milano vedrà, forse non dico raddoppiarsi, però un bel aumento di un 20-30% di consiglieri di zona li vedrà. Grazie. Capogruppo Indovino. Grazie Presidente. Ma è stata una serata complicata. Io dico questo, non è vero, questo io lo rivendico in parte, che sul decentramento in questi anni non si è fatto nulla, si è fatto poco, si è fatto troppo poco, però non è vero che, diciamo, questa delibera salta fuori all'interno di un lavoro non fatto, forse non è stato fatto nelle aule, anche come giusto che sia, spesse volte siamo richiamati al nostro compito di essere maggioranza in quest'aula, spesso ci avete richiamati e noi da maggioranza, il Presidente, il capigruppo dei partiti politici di questa zona, in questi due anni hanno lavorato alacremente dentro l'aula e fuori per cercare di far capire al sindaco, al vice sindaco e alla giunta che il decentramento, il tema del decentramento col quale ci eravamo presentati davanti ai cittadini vincendo le elezioni in questi due anni e mezzo è stato, posso dirlo tranquillamente, l'ho detto anche in commissione, è stato affrontato non nel modo migliore possibile. E dico questo perché siamo fortemente convinti, lavorando qui in consiglio, siamo fortemente convinti del fatto che un decentramento che funzioni, e io leggo questa vicenda politica alla vicenda dell'area metropolitana, che è la prospettiva che tutti noi abbiamo, presto o dopo, io spero e credo presto, qualcuno citava prima il ministro Del Rio, la vicenda del decentramento e delle municipalità va inserita necessariamente all'interno di quell'ottica di una riorganizzazione della macchina dello Stato, della macchina della provincia, della macchina delle istituzioni, per rendere i servizi meno costosi e più efficienti, cercando di rendere i luoghi delle decisioni il più vicino possibile ai cittadini. Questo è quello che proviamo anche a fare con difficoltà quotidianamente, anche con tante frustrazioni, è quello che abbiamo provato a fare in questi due anni e mezzo. Io capisco chi oggi è arrabbiato perché si è cambiata rotta. Lo dico perché in commissione è stato detto, io capisco che, diciamo, l'educazione non sia di casa, ma di solito si ascoltano gli altri consiglieri quando si parla, di solito. Dicevo, capisco che è arrabbiato e gli do anche ragione, nel senso che noi ci siamo presentati in commissione dicendo che il testo, la maggioranza
voleva tenere il testo e mantenerlo così com'era, senza ricevere emendamenti. Fatemi dire però che è vero anche che tutti noi sappiamo, tutti lo sappiamo perché frequentiamo quest'aula, chi da 2 anni e mezzo, chi da più tempo, che l'aula è sovrana, che quello che succede nell'aula è imponderabile. Io stasera avrei preferito una serata più tranquilla, non è stato così, non è stato così. E infatti si è aperta una discussione fuori, dentro, abbiamo chiesto la sospensione, i gruppi hanno parlato. È sbagliato non preparare emendamenti, è sbagliato non preparare emendamenti perché l'aula è sovrana. E quindi io sarei stato oggi in questa condizione, sarei stato anche pronto ad accettarli. Guardate, ha ragione il capogruppo Viganò, che c'è un sacrificio anche da parte nostra, anche da parte di consiglieri del mio gruppo, che stasera sono in sofferenza perché avrebbero voluto nell'iter, diciamo, dire la loro, provare a fare emendamenti, non lo abbiamo fatto perché siamo responsabili, siamo all'interno di una maggioranza in quest'aula, siamo all'interno di una maggioranza a Palazzo Marino, e quindi con senso di responsabilità e anche senso del dovere rispetto ai cittadini che ci hanno eletto, oggi noi abbiamo fatto un passo indietro. Chiudo dicendo questo: forse abbiamo anche sbagliato modalità dell'iter, perché quando si affrontano temi così cruciali e così fondamentali come la macchina comunale, che è un tema che non riguarda destra e sinistra, ma è un tema che riguarda tutti, forse serviva una maggiore condivisione. Allora, visto che tutti sappiamo contare, noi avremmo stasera, con l'emendamento di Rifondazione Comunista che ha ricompattato la maggioranza, avremmo i numeri per far passare la delibera senza il voto dell'opposizione. Credo anche che però, che visto il dibattito difficoltoso per noi, molto difficoltoso, chiedo il tempo della Giovanna, insomma ci metto un minuto, un dibattito anche difficoltoso per noi con un rospo politico non indifferente da mandare giù, non so se per, diciamo, uno sbaglio di valutazione che non riguarda i numeri ma politico, ma solo appunto uno sbaglio dal punto di vista dei numeri, il mio gruppo ha deciso che approverà anche gli emendamenti del PDL proprio in virtù del fatto che una delibera di questo genere, io sono contento di essere un ottimo umorista, vedo che ci sono colleghi che ridono con grande senso del rispetto delle istituzioni di quest'anno, mi sembra che abbia detto una parolaccia, quindi con grande, tornando anche un po' sui nostri passi per cercare di dare maggior forza e con ampio consenso possibile alla delibera, voteremo anche gli emendamenti presentati dal capogruppo Federico. Ringrazio, fatemi l'ultima cosa, io ringrazio del mio gruppo il presidente Medolago per il lavoro prezioso che ha svolto in commissione e per il lavoro prezioso anche che ha svolto stasera in aula per cercare di dare senso al lavoro fatto prima. Grazie. Consigliere Paese. Grazie, vediamo se qualcuno ascolta. Una cosa brevissima, vediamo di entrare un po' nel testo prima di dire se mi piace o meno. Quando si dice sottolineato che c'è l'ammissione del fallimento di questa delibera, perché se l'italiano non è un'utopia, qua c'è scritto sottolineato che il mantenimento dei comuni in una condizione di mancanza di risorse, quindi si ammette che c'è una mancanza di risorse, non deve rendere difficoltosa qualsiasi auspicata trasformazione. Quindi qua si ammette che si vuole fare una trasformazione con una mancanza di risorse. Già questo io lo lascerei, perché è una missione di fallimento già in questa delibera. Io non so chi è il genio che l'ha scritto, ma quello che una delibera scrive che manca le risorse, vogliamo fare qualcosa senza le risorse, vuol dire che questo qualcosa non verrà mai attuato. E questo, scusate il termine, però rende l'idea, è la prima presa per il culo di questo delibera. La seconda parte, che diventa ancora più eccitante, se vogliamo, dal punto di vista giuridico e funzionale, la trasformazione entro la fine del 2014 delle zone del decentramento in veri e propri municipi. Quindi entro il 2014 vuol dire che togliamo Natale, togliamo l'estate, tutti i 7 mesi bisogna fare tutto. Di
qui è cancellata, dotare i municipi di risorse e autonomia amministrativa. Vuol dire che, grazie, questa è l'unica legge che io contesto alla Lega, la famosa legge sul federalismo fiscale, che non può esserci un federalismo fiscale in uno Stato che federale non è, il cittadino milanese, oltre che essere tartassato dalle tasse, io lo chiamo ormai sindaco fantasma, perché più nessuno lo vede in giro, perché a novembre sta ancora facendo il bilancio del 2013 e vuole fare le municipalizzate, voi pensate che genio, che genio. Cosa succede? Noi le zone, cioè i fortunati che stasera voteranno la loro condanna, perché con 25 consiglieri metà di voi andranno a casa, quindi vi auguro proprio di andarvene a casa tutti perché state votando la vostra condanna, cosa succede? Le zone dovranno tassare, le zone dovranno mettere le tasse, questo non ve l'hanno detto ma l'avete scritto qua. Quindi io non accetto nessun emendamento, voterò contro tutto, mi dispiace, perché questa delibera è improponibile nel modo in cui è stata scritta, e lasciatemi fare una considerazione. Io ricordo che questa maggioranza è guidata da un presidente davvero bravo, non lo dico con ironia, perché lei ha portato a casa il risultato. Alla fine ha detto chi se ne frega se accetto gli emendamenti, io devo andare con Pisapia a dire guardate che la zona 9 ha approvato questa roba qua. E allora se io devo fare un viatico soltanto per una questione di vanto, signori, questa delibera fatevela voi e simbolicamente la straccio, perché non voglio essere preso in giro da questa amministrazione. Grazie. Capogruppo Perego. Grazie Presidente, vorrei associarmi, se mi permettete, ai ringraziamenti che ha fatto il capogruppo Indovino al Presidente Legolago, che dopo questa delibera, penso da domani, si troverà disoccupato della sua funzione, perché la commissione di decentramento verrà finalmente, spero, a mancare, anche perché i risultati che ha portato fino ad oggi sono sinceramente, per quello che riguarda l'argomento cuore della sua attività, veramente del mente. Se dopo, adesso ho perso i conti, un anno e mezzo dalla sua costituzione, ci siamo trovati finalmente a discutere di decentramento grazie a un documento che per stessa missione del capogruppo Indovino è stato discusso non in consiglio ma al di fuori, all'interno della maggioranza, in tante altre sedi, e ha trovato definizione in un accordo tra tutti i presidenti di zona senza prenderci in considerazione, arrivando poi a portare un documento che è stato portato in commissione, considerato, sì, forse il mio collega ha sbagliato a non presentare gli emendamenti, ma è stato portato in commissione, già deciso, bello deciso, senza possibilità da parte vostra, dichiarato esplicitamente di poterlo emendare, veramente la funzione della commissione di centramento è stata assolutamente inconsistente. A maggior ragione perché poi lo stesso documento presentato, che doveva essere intangibile, intoccabile, arriva per magia in consiglio, che è sovrano, grazie a Dio, all'ultima parola, e viene completamente stravolto, accettando anche da parte della maggioranza delle pesanti accuse alla propria amministrazione, alla propria giunta comunale, di inefficienze, di incapacità, di gravi e pesanti ritardi, stravolgendolo poi anche nelle richieste, grazie ad altri emendamenti presentati alle fondazioni, più specifiche vostre, ovvero siete andati a chiedere quel documento concordato e intoccabile da tutti i presidenti di zona, che ci doveva essere un presidente eletto direttamente, una giunta, riduzione dei consiglieri, tutte cose che in questo documento intoccabile erano state elaborate e sono sparite all'improvviso. Cioè, sinceramente noi questa sera ci troviamo con una sorta di grande imbarazzo a dover votare un siffatto documento. Mi verrebbe quasi da chiedere sinceramente, ma tanto sarebbe inutile, quasi per pietà vostra il ritiro, ma non voglio neanche farvi questo favore. Votatelo, non esprimo ancora la dichiarazione finale su quello che sarà la nostra dichiarazione, mi riservo anch'io come gli altri gruppi la possibilità di decidere su cosa fare del nostro voto. Non entrerò a questo punto quasi più neanche, avevamo anche noi delle osservazioni, dei pareri da portare, che non ci sono stati poi permessi granché di essere spiegati in commissione, e francamente dopo le interruzioni, le perdite di tempo di questa sera, discutere di un documento così importante in un minuto e mezzo che mi rimane, preferisco chiudere qui la discussione. Grazie. Mettiamo quindi in votazione
emendamento, quale? 2 emendamenti, allora un emendamento complessivo integrativo presentato dal capogruppo chiudiamo la votazione. Favorevoli 21, contrari 5, astenuti 7, approvato. E mettiamo in votazione sempre l'emendamento presentato dal capogruppo Fede Pellone. Questo emendamento chiede di eliminare la dicitura organizzazione attraverso organi, presidente, giunta, consiglio con attribuzioni sul modello del comune. Cioè chiedi di togliere la dicitura punti 3 qua riduzione e allora scrivilo c'è l'emendamento dopo eliminazione diretta no che cos'è che chiedi di togliere perché siamo in fase di emendamento quindi non è rilevante quello che chiedi di togliere non so neanche cosa chiedo elezione diretta del presidente modello di minimo di dignità eliminiamo vede che no eliminazione del punto 4 cos'è che vuoi togliere? L'emendamento soppressivo è stato ritirato. È stato ritirato. Come è stato ritirato? Tricolore. Ma che partita siamo? Chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 23, contrari 5, astenuti 8, approvato. Mettiamo in votazione la delibera così come emendata. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 25, contrari 6, astenuti 2, approvato. Passiamo all'ultimo punto, osservazioni inerenti alle criticità viabilistiche di via Sbarbaro. Finalmente ci sarà un centramento. La parola alla Presidente della Commissione. Io sono convinto che hanno stravolto la parola, dicevo con voi. Tu, se sei una cosa di solito, niente vedo l'altro. Grazie. Ma io, come era consuetudine, volevo dire qualcosa dopo questa simpatica discussione che è seguita alla presentazione dei vari emendamenti. Volevo semplicemente dire qualcosa sulla
sulla commissione di centramento, che mi sia, mi sembra che sia, no, non può farlo, è chiuso, ma l'argomento è chiuso, l'argomento è un fatto personale, anche tu non interviene. Adesso se mi consentite, cioè no, non lo dico. Siamo sul punto successivo, abbiamo già iniziato il punto, abbiamo già iniziato il punto successivo, e allora basta, però, e però non è che può fare quello che vuole, e non può, siamo già sul punto successivo, ma non ci vota. Avete votato, non c'è bisogno di fare belli capelli, belli capelli, appena piacciono, rompere le palle. Allora, ci sono delle regole, è finito sto cavolo di tutto, ma se c'è bisogno di questo, se lì c'è, è il genere, grande, bravo. Presidente, vicepresidente Cribio. Come consigliere? Dalla perletta, consiglio. Dalla perletta che ti va meglio, dai. Che basta. Posso parlare? No, prego. Grazie, data la situazione io la darei per me. Consigliere Agnustai, poi consigliere De Lorenzo. Grazie Presidente, io ho un emendamento in quanto nella in quanto sulla, su quella strada, in prossimità di quella strada non ci sono, non c'è segnaletica relativamente alla, al plesso scolastico, e in più c'è una situazione di pericolo per i pedoni quando attraversano da via Giuditta Pasta verso Niguarda e incrociano via Sbarbaro. Praticamente c'è il muro della, della scuola di Cinta, è molto alto e quindi i bambini non si vedono, non vedono la macchina che arriva da via Giuditta Pasta e rischiano di essere presi sotto. Quindi vi leggo il mio emendamento, il nostro emendamento: si chiede inoltre l'installazione di segnaletica orizzontale e verticale in prossimità del plesso scolastico che segnali agli automobilisti la presenza di scuole, e l'installazione di uno specchio parabolico all'angolo tra via Giuditta Pasta e via Sbarbaro, che permetta ai pedoni che attraversano via Pasta in direzione Niguarda di scorgere eventuali veicoli provenienti dalla via Pasta stessa. Grazie consigliere Giustei, consigliere De Lorenzo. Dopo il punto verso Bolzano, inserire, siccome la situazione, siccome la situazione sarà caotica secondo me per un po' di tempo, quindi è da prevedere anche qualcosa che faccia un tentativo all'interno. Consiglieri, scusate, se non siete interessati e se siete ancora con la testa al precedente punto, potete uscire, chi rimane dentro affronta l'ordine del giorno, perché è un gran caos. Volevo dire, sapete che siccome la situazione per un po' di tempo rimarrà invariata, ovviamente, perché non tramerà simultanea la presenza su unico io faccio un emendamento così, un po' un pagliativo, però fa niente, lo metto a votazione, di prevedere nel frattempo, cioè, la presenza della polizia municipale negli orari di entrata e uscita degli alunni, in modo da far defluire più velocemente il traffico nella via, cioè nel senso come si perché giustamente sono già lì a mettere punto, ci sta arrivando il punto, non per il traffico forse è meglio. Grazie. Allora, in merito deve chiudere l'intervento di chiusura sarebbe. Allora, in merito all'emendamento presentato al consigliere De Lorenzo, l'ultimo, quello sui vigili, però c'è questo, diciamo così, chiamiamolo problema, o comunque la normativa prevede che la presenza della polizia locale davanti ai plessi scolastici statali o comunali. La Chile Ricci è una scuola paritaria, e per cui non è previsto, a meno che la scuola, diciamo così, come capita in altre situazioni, si sobbarca la spesa e quindi no, però non possiamo mettere in una delibera, purtroppo, cioè una, in una delibera
libera, non possiamo mettere una cosa che sappiamo già a priori che non è possibile, perché non possiamo chiedere una cosa non fattibile, a meno che la scuola si paghi la presenza del vigile. Però consigliere De Lorenzo, mi permetto di dirlo in maniera probabilmente poco formale per il ruolo che ricopro, mi permetto di dirlo, però non se la prenda, cioè un modo per strumentalizzare la questione. Cioè lei pone un palliativo, come lei stesso l'ha definito, sapendo che per norma non è previsto, quindi non potrà essere votato, perché in una delibera non possiamo mettere una roba che non può essere prevista, e lei dice lo presento e voi lo bocciate. Se lo scopo è quello di andare nella scuola e dire il consiglio di zona brutto, sporco e cattivo ha bocciato, va bene, cioè tenga conto che non è previsto davanti alle scuole paritarie la presenza del vigile, ripeto, a meno che la scuola se lo paghi. Consigliere vicepresidente Crivio. Consigliere Belli. Sì, grazie. Allora, onde evitare di strumentalizzare qualsiasi tipo di frase inserita nella delibera, però io inserirei per il momento di sospendere il servizio dei vigili per le multe, perché effettivamente hanno già il problema, allora togliamo anche i vigili. Se passa la strumentalizzazione, non lo so io. Lì c'è un problema. Lì c'è effettivamente un problema. Allora, tentiamo di risolverlo. Scusate. Consigliere a Newsday, poi De Lorenzo. Dai, tu mentalizzi la delibera delle bambini, dai. Perché al momento vengono tirati sopra. Io ho fatto un sopralluogo, in effetti ho fatto un sopralluogo e ho cercato di capire con i vigili come mai sono sempre lì ogni mattina. Sembra che sia stato fatto un esposto e quindi ci sia un ordine di servizio per la presenza dei vigili da quando entrano i bambini a scuola quando quindi è fatto apposta, però mi sembra una cosa molto strana, perché quando noi abbiamo fatto la stessa richiesta per via Comasina ci sono punti nevralgici in cui ci sono problemi molto più grandi, i vigili non ci sono lì per 10 minuti, per mezz'oretta passano le macchine, ci sono genitori che portano i bambini a scuola, si mettono, ed è pericoloso perché non c'è manco il marciapiede, non lo so. Grazie. Consigliere De Lorenzo. No, mi spiace che lei abbia preso la situazione sul personale, io capisco anche perché, mi spiace tanto. Guarda. Io ho fatto l'emendamento, non pensavo a questa cosa, perché non vado alla scuola a dire tanto ma facciate così, fa, ma facciate l'emendamento, sono una persona seria. E dato che sono una persona seria, non sapendo questa roba qua, io ritiro il mio emendamento, perché probabilmente avevo sbagliato a valorizzare la delibera, ma mi spiace che lei abbia preso nei confronti una specie di doppio giochismo, dicendo dopo va in giro a dire che la Buccioli, siccome frequenta la scuola, mi boccia l'emendamento per la scuola. Mi spiace, io ritiro l'emendamento perché sono una persona seria e non sapevo di questa cosa. Grazie. Grazie, consigliere Todaro e poi consigliere Crivio. Sì, sì, grazie. Sì, però consiglieri, commenti reciproci su partiti e cose fuori tranquillamente. Consigliere Todaro e poi chiudiamo con il vicepresidente Crivio. Grazie presidente. No, io invece volevo far rendere giustizia alla buona fede del consigliere De Lorenzo. Rileggendo l'emendamento del consigliere De Lorenzo, non trovo nessun tipo di strumentalizzazione. C'è scritto di prevedere nel frattempo la presenza della polizia municipale negli orari di entrata e uscita degli alunni, in modo da far defluire più velocemente il traffico nella via. Siccome uno dei compiti della polizia, dei vigili urbani, della polizia locale, è quello di regolamentare il traffico,
ecco, qua non si dice di far stazionare davanti o all'interno della scuola o nei pressi della scuola paritaria, quindi non comunale, i vigili urbani. Qua si dice di che i vigili urbani dovrebbero realmente, come ha detto il consigliere Agnusdei, fare il loro lavoro dappertutto, su tutto il territorio, incluso questa via. Se qualcuno ha le cose di paglia, probabilmente ha qualche sasso nella scarpa che deve togliersi. Detto ciò, io invece lo richiedo e richiedo ancora questo emendamento, lo faccio mio e lo richiedo di presentarlo, prendendo la responsabilità di quello che chiedo. Allora, nella interpretazione del consigliere Todaro, evidentemente i vigili che saranno lì a vigilare il traffico faranno una serie inenarrabile di multe, perché oggettivamente le macchine che sono lì collocate ostruiscono il passaggio. Quindi mettetevi d'accordo tra di voi, consigliere Belli e poi vicepresidente Trivio. Sì, solamente per fare una precisazione, non per far polemica assolutamente, ma mi sembra che la scuola sia in una posizione un po' strana, perché è vero che è una paritaria, ma all'interno ospita delle classi della Cassinis, per cui automaticamente sia paritaria che comunale, per cui è un po' un ibrido, e però le classi ci sono, per cui è un attimino un ibrido. Vediamo un attimino di pensare effettivamente alla pericolosità che possono avere i ragazzi che vanno a scuola, e lasciamo stare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Essendo una scuola, è vero, la struttura è paritaria, però ci sono anche delle classi comunali, per cui vedete un attimino voi, mi sembra che si possa, anche se non è previsto il servizio, si possa vedere di fare qualcosa. Grazie. Vicepresidente Rocco. Solo brevissimamente per rispondere al consigliere Belli, che il servizio di vigilanza non è previsto davanti alle scuole medie, trattandosi delle classi ospitate, nella RICI di pubbliche statali, sono classi della scuola media Cassini, quindi non c'è nessun appiglio per poter chiedere servizio di vigilanza urbana. Come peraltro, è chiaro che la presenza dei vigili urbani in una situazione di ampia irregolarità da parte dei genitori in questo momento, secondo me, è da evitare e non da richiedere. Vicepresidente Trivio. Allora mi faranno ragione, togliamo, chiediamo di togliere. Io ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti in precedenza, e riguardo gli emendamenti io li avrei condivisi sinceramente entrambi, purtroppo non può essere votato, mettiamo in votazione. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dai consiglieri, dal consigliere Agnusdei, da Capogruppo La Terza. La segnaletica l'ha letto pochi minuti fa. Comunque, si chiede inoltre l'installazione di segnaletica orizzontale e verticale in prossimità del plesso scolastico, che segnala agli automobilisti la presenza di scuole, l'installazione di uno specchio parabolico all'angolo della via Giuditta Pasta e via Sbarbaro, che permette ai pedoni di attraversare via Pasta in direzione di Guarda, di scorgere eventuali veicoli provenienti dalla via Pasta stessa. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, assenti 0, approvato. Poi mettiamo in votazione l'emendamento ritirato dal consigliere De Lorenzo, ma sottoscritto dal consigliere Todaro, di prevedere nel frattempo la presenza della polizia municipale negli orari di entrata e uscita degli alunni, in modo da far defluire velocemente il traffico nella via. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 9, contrari 18, assenti 0, respinto. E l'ultimo punto è scritto all'ordine. È la delibera. Mettiamo in votazione la delibera.
cazzo, aveva un vino a abolire i consigli di zona e l'abbiamo messo via. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, mi sembra toccato, mi sembra quattro. Allora, presenti 32, i discutatori segnalano che il capogruppo Perego vota a favore, quindi favore di 32 più il capogruppo Perego, quindi 33, approvato. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, la seduta è chiusa.